Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Radelli, sono un medico chirurgo dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, afferente alla unità operativa di chirurgia melanoma sarcoma, in particolar modo la struttura semplice di chirurgia dei sarcomi. Ci occupiamo di sarcomi, di neoplasie mesenchimali, tra i quali anche di gisto, ossia i tumori del tratto gastroenterico, una patologia comunque diffusa che può interessare lo stomaco, il piccolo intestino o anche il grosso intestino nello specifico il retto. La chirurgia è uno strumento cardine nella cura di queste malattie e viene utilizzata in maniera differente in base alla presentazione anatomica del tumore, quindi una chirurgia della componente gastrica del tratto gastroenterico, del piccolo intestino oppure del retto, e anche in base alla fase di malattia con cui il paziente si presenta, una fase di malattia primitiva in cui la chirurgia tende a guarire il paziente, diciamo, d'amblè, oppure a volte viene adoperata la chirurgia quando il paziente si trova in fase metastatica, quindi coadiuvando i trattamenti medici ad oggi presenti molto efficaci, andando a togliere quelle lesioni epatiche, peritoneali, che possono essere in progressione al trattamento medico. In alcuni casi la chirurgia può anche essere utile nelle forme di risposta complicata al trattamento medico quando siamo di fronte a una perforazione, a un sanguinamento all'interno della lesione, all'interno del cavo peritoneale, come risposta appunto complicata della massa ai trattamenti farmacologici che il paziente sta facendo.